fino a 10 anni fa neanche si sapeva cos'era l'autorizzazione integrata ambientale, era un discorso per addetti ai lavori, non erano ancora stati rilasciati, e anche il sistema dei controlli ambientali collegato alle autorizzazioni ambientali era, diciamo, senza voler offendere nessuno, piuttosto rudimentale, in quanto c'erano soltanto le autorizzazioni di settore, non erano integrate fra loro, e spesso molte aziende, specialmente per le emissioni in atmosfera, facevano solo gli autocontrolli e non venivano manco ulteriormente validati. Gli ultimi 10 anni hanno visto una sorta di rivoluzione copernicana sotto questo profilo, cioè sia per le attività svolte, sia per l'evoluzione normativa, sia per la crescita e la maturità degli operatori del settore, sia l'autorità competente, il Ministero, sia nel mio caso ISPRA, che è l'autorità di controllo. È importante quello che diceva Stefano Laporta, perché in questo caso noi non siamo amministrazione vigilante, siamo né ISPRA è vigilata. Siamo due amministrazioni dello Stato che svolgono insieme un procedimento amministrativo definito dalla legge. L'attività di controllo nell'autorizzazione integrata ambientale è attribuita a ISPRA per legge e non convenzionalmente, tant'è vero che negli ultimi 10 anni c'è stata un'evoluzione anche nel ruolo di ISPRA nel rilascio delle autorizzazioni. Prima l'autorizzazione era rilasciata totalmente dal Ministero, cioè la parte istruttoria era fatta totalmente dal Ministero, e anche il sistema di controlli era definito dal Ministero, cioè dal Ministro, sulla base del parere tecnico della commissione istruttoria. C'è stata un'evoluzione normativa di qualche anno fa che ha attribuito la funzione di definire il sistema di controlli a ISPRA, cioè quindi la parte del parere istruttorio è restata a un'autorità competente, invece il piano di monitoraggio e controllo adesso è su proposta di ISPRA normativamente. Di conseguenza si è rafforzato il ruolo di sinergia fra autorità di controllo e autorità competente al rilascio. Quindi, diciamo, sono due amministrazioni coinvolte nello stesso procedimento. Questo è fondamentale, in quanto secondo me ha segnato anche un rafforzamento e una certa mutazione del ruolo di ISPRA, che è passata da un mero organo di ricerca, almeno nei miei confronti, un istituto di ricerca, a un istituto che deve svolgere, sulla base delle proprie conoscenze scientifiche, precisi ruoli di ispezione e controllo. Quelli nella Seveso erano già definiti, ma diciamo erano più collegati ad attività ispettive che svolgevano un'attività sul controllo di come il gestore si comportava nella relazione di appositi piani. Invece quello che riguarda il controllo dell'IPPC è molto più pregnante, molto più importante. Tant'è vero che negli ultimi 10 anni, rispetto a quella conoscenza degli addetti ai lavori dell'autorizzazione integrata ambientale, si è quasi avuto un ribaltamento rispetto alla conoscenza e alla diffusione nel pubblico dell'autorizzazione integrata ambientale rispetto alla valutazione d'impatto ambientale. 10 anni fa si conosceva solo la valutazione di impatto ambientale, adesso, anche a seguito delle vicende dell'ILVA, tutti sanno che cos'è l'autorizzazione integrata ambientale. Io mi ricordo nel 2012, quando venne la crisi dell'ILVA, ero a Bari alla conferenza stampa che tenne Vendola, e c'erano i giornalisti, perché Vendola parlava dei BREF e dell'AIA, e i giornalisti dicevano che è l'AIA, che sono i BREF, ma che è la via, dicevano fra di loro. Adesso i giornalisti, diciamo più o meno consapevolmente, approfonditamente, almeno che cos'è l'autorizzazione integrata ambientale, lo sanno. Cioè, magari qualcuno che non sa cos'è la via, ma cos'è l'autorizzazione integrata ambientale, lo sanno tutti. Questo cosa ha comportato? Ha comportato un ribaltamento da parte dell'opinione pubblica e anche un sentimento quasi di necessità di conoscenza nei confronti degli organi di controllo. Io me ne accorgo, rispetto a 10 anni fa, adesso tutti ti chiedono: vabbè, perché non avete pubblicato i controlli, ma dove stanno i controlli, perché ISPA non fa il controllo, perché ARPA non ha controllato, ma gli esiti del controllo, ma perché lo SME sostanzialmente non lo controlla l'autorità di controllo, e far capire anche alla gente che il sistema di controlli in Italia, ma è quello definito dalla direttiva, è un sistema di controlli principalmente sull'autocontrollo del gestore, perché in realtà è lo SME che è tenuto dal gestore, l'autorità di controllo controlla i dati, non è che può stare su 7.000 impianti tutti i giorni con un presidio. Io ho dovuto parlare con un procuratore della Repubblica che mi ha detto: ma perché non c'è un presidio di ISPRA, in un altro caso perché non c'è un presidio di ARPA permanente presso l'impianto? Gli ho spiegato: ma gli impianti sono 7.000, non è che possiamo tenere un presidio, ma poi non avrebbe neanche senso, che devono stare a farla? A controllare cosa? Mica possono controllare l'attività di gestione
o comunque come gestito l'impianto. Sarebbe impossibile, manco nella Russia sovietica si poteva ipotizzare un controllo del genere, ma non è neanche utile. Il controllo è sul sistema degli autocontrolli e soprattutto su come è gestito l'impianto, su come sono rispettate le prescrizioni, e anche perché un controllo che dia troppi dati è inutile. Cioè, nel senso, quello che ho tentato anche di spiegare, dico, vabbè, a un'associazione, a un gruppo, a un'associazione ambientalista, insomma, io vi pubblico tutti i dati dell'ISME, ma che ci fate? Cioè, vi arriveranno 7.000 pagine di tabulati. E poi, cioè, nel senso, a voi vi serve una cosa ragionata che vi dia un indice di come funziona l'impianto, se ci sono stati superamenti, i superamenti a che cosa sono dovuti. Troppe informazioni è come non avere informazioni. Informazioni troppo tecniche è come non avere informazioni. Questo è difficile da far capire e è una funzione che stiamo cercando di più possibile di implementare. Adesso stiamo organizzando anche una campagna, specialmente in materia di via, ma e di rischio, e in materia di REACH, una campagna con spot televisivi e con spot radiofonici per aumentare la sensibilità proprio delle persone rispetto a quello che hanno diritto a sapere e quello che gli interessa sapere, perché a volte c'è un interesse a sapere cose che non servono e che, non che comportano poi alla fine una inutilità dell'operazione, però questo è, diciamo, che figlio anche di una sfiducia ormai diffusa nei confronti della pubblica amministrazione. È chiaro che la pubblica amministrazione ogni volta deve risalire una china, perché il principio è che li stai fregando, il principio è che sei inefficiente, il principio è che non stai facendo quello che dovevi fare, e questo per essere buoni. Invece alcuni dicono: tu sei colluso, li stai difendendo, difendi l'interesse dei giudo brutali massonici. Cioè, c'è tutto un discorso poi alla fine di sistema, dei poteri forti. Problema, c'è sempre il colportismo diffuso, cioè è difficile da combattere, perché poi alla fine, quando uno ti dice: ma lo sanno tutti che è così, ma non è che lo sanno tutti, dimostrami che è così. Comunque, alla fine gli ultimi 10 anni comunque hanno visto crescere una sensibilità ambientale sul sistema dei controlli e sul sistema della vigilanza, perché quando uno prova a spiegare: ma scusate, voi venite a contestare adesso che non stiamo pubblicando tutti i dati, ma prima del 2007 non c'erano proprio i dati, cioè nel senso 10 anni fa, 15 anni fa, voi non sapevate niente degli impianti, neanche sapevate che l'impianto era vicino casa. Cioè adesso, rispetto a quello che era 10-15 anni fa, è come il sole rispetto alla notte. Cioè, quindi che voi chiedate altre cose è giusto, ma l'evoluzione che c'è stata negli ultimi 10 anni nella pubblicità delle autorizzazioni e soprattutto nel rilascio delle autorizzazioni, io parlo per i 200 impianti statali, e noi abbiamo trovato situazioni, perché io ho seguito tutte le conferenze di servizi di tutti gli impianti, sono stato responsabile del procedimento di tutti gli impianti, abbiamo trovato situazioni in cui la precedente gestione delle autorizzazioni era, diciamo, non si capiva neanche a che cosa erano autorizzati a fare in ambito regionale. Dice: c'erano le autorizzazioni di settore, a volte manco c'erano le autorizzazioni di settore, c'erano autocertificazioni, ma stiamo parlando di impianti grossi. Cioè abbiamo dovuto quindi fare, non dico il punto zero, ma anche di più, cioè dire: da questo punto vediamo un attimo l'impianto. Quindi non si è trattato di fare quello che prevede l'autorizzazione integrata ambientale, ossia un'autorizzazione che tenga conto del trasferimento di tutti gli inquinanti da una matrice all'altra per evitare che vengano trasferiti. Noi praticamente in alcuni casi abbiamo dato per la prima volta l'autorizzazione, cioè non solo l'autorizzazione integrata ambientale, ma anche l'autorizzazione di settore, perché l'autorizzazione di settore, magari anche legittimamente, perché c'era la legge che prevedeva autocertificazioni, i controlli della regione non li faceva, e questo eserciva sulla base della sua buona volontà nel rispettare le norme. Cioè, non sto parlando di impianti grandi, che sono impianti statali. Immagino che la situazione fosse altrettanto diciamo casareccia per gli impianti regionali. Quindi anche a livello regionale sono state rilasciate, chi più chi meno e chi più velocemente e meno velocemente, tutte le autorizzazioni integrate ambientali. Quindi rispetto a 10-12 anni fa la situazione è radicalmente diversa e radicalmente migliorata. È chiaro, c'è ancora molto da fare, specialmente sotto il discorso della formazione, perché è chiaro che la cittadinanza chiede sempre di più nei controlli, chiede sempre di più nel
quello che si diceva prima era vero, cioè non è tanto denunciare sempre il reato, perché a volte il gestore è arrivato a buona volontà, dice dimmi che devo fare, io lo faccio. Il problema è che spesso non lo sa manco lui che deve fare, cioè non ha le conoscenze, si affida a società di consulenza che spesso oltre a togliergli i soldi neanche gli dicono le cose giuste, quindi è importante che specialmente l'autorità di controllo, perché è quella che poi seguirà la vita dell'impianto, perché è l'autorità competente, che poi saremmo noi, in realtà poi fa le diffide e rilascia l'autorizzazione e poi sulla base di quello che gli dice l'autorità di controllo verifica le prescrizioni, fa varianti, però è quella che sta sull'impianto e ci va tutti gli anni. È l'autorità di controllo che deve cercare anche di svolgere una funzione di guida. In questa logica è molto importante il fatto che si è creata questa sinergia fra formazione del piano di monitoraggio e controllo e poi acquisizione nel piano di monitoraggio e controllo degli esiti dei controlli. Cioè sostanzialmente quello che si sta cercando di fare è implementare l'attività di controllo poi nel piano di monitoraggio e controllo per far sì che diventi un work in progress anche con l'azienda il più possibile virtuoso. È chiaro che è una cosa difficile, è una cosa che richiede personale qualificato, ma è una cosa che io ritengo sia debba diventare il nocciolo duro dell'attività di ISPRA, perché enti di ricerca ce ne stanno tanti. Enti di controllo in Italia praticamente oltre alle ARPA e l'ISPRA e al sistema agenziale non c'è altro, sostanzialmente è un ruolo tipico ed esclusivo delle ARPA e di ISPRA, quindi che va rafforzato perché è un ruolo qualificante e anche un ruolo in cui l'attività di ricerca e l'attività di studio è importante, perché è quella che consente poi di svolgere l'attività ispettiva. Due cenni sulla Seveso e poi mi taccio. Sostanzialmente la Seveso, l'attività ispettiva della Seveso ha un'altra natura, è un'attività che è complicata dal fatto che coinvolge molti soggetti, perché in realtà l'attività della Seveso passa dai CTR, dai comitati tecnici regionali. Adesso abbiamo cercato di mettere un po' di ordine con l'ultimo decreto legislativo, il 105 di recepimento della direttiva Seveso 3, e attribuendo sostanzialmente anche le residue funzioni statali di ispezione. Noi nominavamo gli ispettori in una funzione in realtà ancora suppletiva rispetto alle regioni per impianti di maggiore impatto. Adesso è passato tutto alle regioni, è chiaro che c'è da recuperare, perché purtroppo la commissione probabilmente quest'anno ci avvierà un pilot, perché ovviamente siamo indietro. Cioè, la direttiva Seveso prevede che ogni impianto Seveso debba essere controllato almeno una volta l'anno. Noi lo controlliamo ogni 5 anni se va bene, 6 anni. È chiaro che è un meccanismo che fino adesso, diciamo, la Commissione ha tollerato perché anche altri stati stavano indietro, ma adesso siamo rimasti sostanzialmente noi alla Polonia, probabilmente, e la Polonia si sta attrezzando. Di conseguenza forse è opportuno che al momento anche il sistema delle agenzie, più che altro in questo caso sarebbe la regione, ma il sistema dell'agenzia cosa deve fare? Deve aiutare le regioni a formare chi deve fare le ispezioni, perché le ispezioni Seveso come le ispezioni PPC non ci si può improvvisare, sono ispezioni che richiedono conoscenze complesse e coinvolgono impianti a rischio di incidente rilevante, dice la parola stessa che il rischio di incidente rilevante va tutto bene finché non accade l'incidente rilevante, poi quando accade l'incidente rilevante tutti si accorgono, avete violato, non facevate le ispezioni, non facevate questo, non facevate quest'altro, non facevate quest'altro. Questo sempre fino a che non succedono le cose, poi quando succedono tutti si alzano, non l'avete fatto, sì ho capito, non l'abbiamo fatto perché non c'erano risorse, non c'erano le persone, però si cerca di fare il possibile, cerchiamo di fare il più possibile, anche perché, ripeto, quest'anno, massimo l'anno prossimo partirà la procedura di infrazione. La procedura di infrazione ovviamente coinvolgerà le regioni, le ARPA, cerchiamo il più possibile di recuperare già prima della procedura di infrazione. Gli impianti sappiamo sono tanti, le regioni si stanno attrezzando, chi più chi meno, e anche quello è un ruolo importante, anche se meno avvertito dalla popolazione, però è importante in prospettiva, perché è evidente che l'impianto Seveso, fortunatamente grazie anche all'implementazione delle direttive, incidenti Seveso rilevanti non ce ne sono stati negli ultimi anni. È chiaro che se avviene un incidente Seveso rilevante poi sarà difficile chiudere la porta dopo che sono usciti voi. È una cosa piuttosto di meno rilevanza, ma che è rilevante nella misura in cui non è rilevante. Quindi è la classica cosa che si vede quando non succede niente. Se succede qualcosa vuol dire che non abbiamo lavorato bene, che è una cosa
che spesso succede. Bene, io mi penso di non avere niente da aggiungere, di nuovo buon lavoro.